Salve, sono Marcel Ming. Forse vi ricorderete di me per capolavori del calibro di Vacche da mungere. Non riesce a vedere la libertà che sta proprio a un passo là. Ora ci lasciano da solo perché essendo la pecora nera, la mucca nera. Oppure il recentissimo Dove ti nasconderai? Oh no, ti sta scoprendo troppo. Quest'oggi, tanto per cambiare, parleremo di schiavitù. E in particolare affronteremo il tema della pace. E il nemico ci rompe i coglioni con questa cazzo di pace. Ce lo sbatte ovunque. Vediamo ad esempio questo monumento qui. Ah, ma è il famoso... La famosa pistola col nodo. E... United Nations Headquarters a New York. Fatto nel 1984. Oh, guarda, è stata un'idea di Karl Marx, Karl Friedrich, dopo la morte di John Lennon. L'idea piace moltissimo ai malati di mente, che così possono controllarci facilmente. L'uccellino, quando mangia, è sempre vigile. Ha paura che il nemico possa venire da un momento all'altro. Questo perché l'uccellino sa che il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza. Questa cosa però lo sa solo l'uccellino e Thomas Jefferson. A noi invece ci hanno detto che... ci hanno detto che non c'è da preoccuparsi. Che poi suona così bene, no? La pace... Anch'io ero un coglione tempo fa, disegnavo skin per Winamp e una in particolare l'ho fatto per la pace. Perché non è molto chiaro, ma chi ti chiede di essere pacifico è il tuo nemico. Ecco, lo sapevo, è uno di quei coglioni religiosi. Ma no, guarda, è Banksy questo, l'artista del sistema, la mignotta del sistema che fa propaganda. Anche lui per la pace. Poveracci, Motorola in faccia, bandiera delle Nazioni Unite. La guerra è finita, buttate giù le armi. Premio Nobel per la pace ad Obama. Quindi lui le può usare le armi. Esatto, lui le può usare, ma tu no, pecorella. Una delle loro carte lo spiega benissimo, che loro devono distruggere tutti i gruppi violenti contro le guerre e promuovere quelli pacifici. Questa carta invece spiega che in realtà loro non sono per la pace, anzi la guerra è comodo per il loro obiettivo finale. No, pecorella, ti sei addormentata. Bene, è finito anche questo capolavoro. E mi raccomando, non condividetelo con nessuno.